Ciao, bentornato, io sono Pasquale ed in questo video volevo darti la mia unica e personale opinione sul servizio offerto da Moneyfarm, il robot advisor tutto italiano che anno dopo anno si sta ingrandendo ed espandendo sempre di più. Ti preavviso che io sono un loro cliente, ma anche che la mia recensione e opinione sarà priva di qualsiasi conflitto di interesse, anche perché non mi paga nessuno, ma chi vuole pagare uno con 160 iscritti su YouTube? E infatti non troverai nessun link affiliato qui sotto nella descrizione del video, ma solo le mie impressioni ed opinioni che ho maturato da agosto 2019, cioè da quando ho fatto il mio primo versamento sulla piattaforma di Moneyfarm. Ti farò vedere se Moneyfarm è oppure non è un buon investimento. Di sicuro un ottimo investimento è quello di cliccare il tasto di iscrizione al canale, premere la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo se vuoi far crescere questo canale. Se poi il video è di tuo gradimento, per favore lascia un bel mi piace, un pollice in su e condividilo così che io possa crescere e diventare finalmente finanziariamente indipendente entro i miei 55 anni, o comunque il più presto possibile. Prima di tutto, cosa è Moneyfarm? È una realtà italiana che parla tutto italiano, creata da Giovanni Daprà e Paolo Galvani, che avevano in mente di creare una soluzione per investire in strumenti qualitativamente alti, come sono gli ETF, ma senza il famoso conflitto di interesse che è purtroppo una parte preponderante delle banche, soprattutto quelle italiane, ma ovviamente è un discorso globale. Azienda nata in Italia nel 2011, ma che entra nel mercato nel 2012 e ha costantemente aumentato la propria operatività, prima ampliandosi con una filiale nel Regno Unito nel 2016 e poi l'anno scorso, nel 2018, con la Moneyfarm tedesca, che poi è quella che io da cliente internazionale che risiede in Irlanda utilizzo. Moneyfarm ha trovato nel tempo la fiducia di investitori istituzionali di un certo spicco. Fra di tutti, in Italia spiccano Poste Italiane, che è l'ultima arrivata, ma abbiamo anche la Allianz, la Capo Square, la Capital and United Ventures. Come dicevo prima, la principale forma di investimento sono ETF perché sono più trasparenti, hanno costi minori e sono impattati in maniera minore dai fondi a gestione attiva dal punto di vista dei rendimenti. Moneyfarm è un robo advisor, cioè gli investimenti vengono selezionati in maniera automatica da una intelligenza artificiale, in base alla scelta che l'utente ha fatto in sede di registrazione. Alla fine del questionario di registrazione, infatti, vengono proposti una serie di portafogli che possono essere più vicini possibili alla propensione di rischio che chi, come me, ha sottoscritto l'offerta. I portafogli selezionabili sono 14, divisi in 7 diversi livelli di rischio, ma come detto, non vengono proposti per forza tutti. A me, ad esempio, ne sono stati proposti solo 6, perché dopo che ho compilato il questionario si evinceva che la mia propensione al rischio è diversa da altre persone, per cui ho una certa predisposizione al rischio alta, ma non così alta. Se la somma investita è minore di 50.000 euro, come nel mio caso, gli ETF nei vari portafogli possono essere al massimo 8, mentre per chi va a investire più di 50.000 euro, ogni portafoglio può contenere fino a un massimo di 14 ETF diversi. Quindi è una gran bella diversificazione che ha il compito ovviamente di creare un bilanciamento anche per quelle tipologie di investimento che in base ai portafogli possono essere considerate rischiose. Bene, parliamo di costi. Ci sono due costi fissi e uno variabile. I costi fissi sono il TER, acronimo inglese di Total Expenses Ratio, che è lo 0,20% del valore dell'investimento, e poi lo spread applicato che si attesta a un valore dello 0,07% del valore del portafoglio. L'unico costo variabile è la commissione che Moneyfarm si tiene per gestire appunto il mio portafoglio. Va da un minimo dell'1% annuo per importi fino a 5.000 euro, fino a un massimo di 0,4% annuo per cifre che sono al di sopra del mezzo milione di euro. Per esempio, per fare un esempio, se io ho investito 5.000 euro, pagherò un 1% di commissione, per cui su 5.000 euro 50 euro l'anno, ovviamente, lo 0,20 di TER, per cui 10 euro, alla fine lo 0,07% di spread, per cui 4 euro, con un costo totale anno di 64 euro. Se invece tu fossi più liquido ed investissi un bel milioncino di euro, avresti i seguenti costi. Tra l'altro, se ti avanza qualche soldo, mandale a me, tranquillo. Lo 0,40% di fee di Moneyfarm, per cui circa 8.000 euro, poi lo 0,20 di TER, per cui 4.000 euro, e infine 1.400 euro, che sono lo 0,07% di spread. Per cui, come puoi vedere, il costo è maggiore rispetto a un portafoglio di ETF che venga costruito direttamente da te. Però il vantaggio sostanziale è che viene ribilanciato automaticamente dal robo advisor e che ovviamente hai anche a disposizione i consulenti Moneyfarm, che sono velocissimi e gentilissimi nel rispondere a tutti i quesiti,
anche quelli di managing del portafoglio che tu abbia in mente. Io, come dicevo all'inizio, ho un conto con Bonifarm. Inizialmente avevo tre strategie diverse: un portafoglio di rischio 4, un portafoglio di rischio 5 ed un portafoglio di rischio 3. Erano per me tre obiettivi diversi all'epoca, ma ho visto che col tempo non era una strategia vincente, visto che il mio investimento è molto basso, è ancora molto piccolo. Parlo di circa di 300 euro versati ogni mese, con un totale a oggi, 8 dicembre, data in cui sto registrando il video, ma non so quando questo video poi andrà ad uscire sul canale, di circa 1300 euro. Bazzecole se ci pensi, per cui alla fine ho cancellato due strategie di rischio, tenendo attiva solo quella del portafoglio 4, che mi sembrava quella un po' più in linea con la mia strategia di rischio personale. In questo portafoglio voglio versare 300 euro al mese circa fino ad avere il mio fondo di emergenza, che sarà di almeno 6 mesi delle mie spese. Dopo tale rata andrò a versare importi molto più piccoli, credo intorno ai 100 euro, per continuare a aumentare piano piano il fondo di emergenza e poi farlo lavorare comunque con l'interesse composto, per cui farlo crescere piano piano nel tempo. I miei veri investimenti, sia in ETF che in altri strumenti finanziari, soprattutto se mi segui sai che io investo principalmente in azioni, saranno fatti in altro modo. Prima di continuare ti ricordo che io non sono né un trader professionista, né un consulente finanziario, né Pippo, né Pluto, né Paperino. Questo video non è un invito all'investimento e non è neanche una consulenza, ma solo una condivisione delle mie opinioni personali. Se pensi di utilizzare un qualsiasi prodotto finanziario, come ad esempio quello che sto recensendo oggi, Money Farm, per favore fai i tuoi studi o rivolgiti a un esperto. Se parliamo di rendimenti, dalla data della sua creazione, il portafoglio 4, che è quello che ho io, ha realizzato un 51.6% più dalla data del 1 gennaio 2012 per gli investimenti come il mio al di sotto dei 50.000 euro, mentre per gli investimenti superiori quella somma si è attestata al 51.8%. Più o meno siamo al 7.4% anno. Se vedi anche quest'altra immagine, i rendimenti di anno in anno sono sempre stati positivi, a parte una brutta battuta d'arresto proprio l'anno scorso, nel 2018. Ovviamente puoi guardare i rendimenti dei vari portafogli direttamente sul sito Moneyfarm. Se intendi usare questo prodotto, decidi sempre, mi raccomando, questo è importantissimo, in base alla tua percezione e sopportazione del rischio e per cui delle oscillazioni che il portafoglio può avere. Come lo reputo Moneyfarm? Bene, se sei una persona che non ha voglia di perdere tempo dietro studi sui vari ETF, easy, inter, strategie, bla 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 varie, Moneyfarm è sicuramente la scelta migliore per te. Ah sì, dei costi più alti, ma sicuramente l'unica attività che devi fare è ricordarti di fare il bonifico tutti i mesi. Se invece vuoi avere più libertà, magari cercando ovviamente anche rendimenti superiori e dei rischi superiori, o facendo addirittura trading con le azioni degli ETF che si scambiano in borsa, oppure cerchi una strategia che sia un po' più customizzata ed esperta, non ti consiglio assolutamente Moneyfarm, perché ovviamente hai delle forti limitazioni in questa strategia. Io lo ritengo un ottimo prodotto e continuerò ad usarlo. Magari se avrò maggiori possibilità di investimento in futuro, potrei sempre optare di aumentare la quota del mio portafoglio che sto investendo adesso, quindi dai 300 euro al mese, aumentarla. E tu lo usi già Moneyfarm o lo stavi già valutando? Fammi sapere cosa ne pensi lasciando un commento qui sotto come sempre, un pollice in su se questo video ti è piaciuto, anche se ho il raffreddore. E se sei stato utile e se ti è gradimento, per favore condividilo e fallo vedere ad altre persone. Scambiamoci idee e percezioni su questa azienda che è fortemente in crescita e soprattutto è italiana ed è un grande vanto per noi. Inoltre, visto che siamo in fase di consigli su ETF, se sei interessato al mondo ETF, ti posso anche consigliare di unirti al gruppo Telegram, che non gestisco io ma al quale sono iscritto, nella quale oltre a ETF si parla di tantissimi altri argomenti, investimenti, risparmio, tutto quello che vuoi. Non si parla di Pippo, Pluto e Paperino come dicevo prima, ma abbiamo un altro discorso. Il gruppo si chiama All About ETF e ti lascio il link di questo gruppo Telegram qui sotto in descrizione. Iscriviti a quel gruppo e anche al mio canale, clicca la campanella delle notifiche, mi raccomando. Ora ti lascio andare perché so che ti sto gonfiando qualcosa sotto, perché il video magari potrebbe venire lungo. Ci vediamo al prossimo video, ciao!